Giulio Oldrati, un grande applauso da Voghera. Giulio... Bello Giulio! Dalla grande capitale Voghera. Buonasera, buonasera. Ciao Giulio. A tutti. Grazie, grazie mille. Scusate se avrò un po' di fiatone, ma ho fatto test IQ, pertanto che ero dietro durante l'attesa per stemperare un po' l'ansia. E buonasera a tutti, io mi chiamo Giulio Oldrati, l'unico cognome in Italia con tre consonanti di fila, quindi impronunciabile per molti, è andata così. Io vengo da Voghera, in provincia di Pavia, è una cittadina rinomata, famigerata a tratti, oserei dire, città che è la... È un cannone sta macchina fotografica. città che è famigerata per essere la culla di dove è nato uno degli stereotipi di genere più interessanti e terribili forse d'Italia, ovvero la casalinga di Voghera. E che non esiste poi, non c'è. Non esiste. Io da piccolo ero terrorizzato dall'idea che entrasse in casa una tizia a pulirmi casa e dicevo, è la casalinga di Voghera, va ovunque. Tutti, no, non esiste, stai tranquillo, no? E tra l'altro Voghera poi che è anche conosciuta come la città delle tre P. P che simboleggiano prodotti tipici locali nostri, ovvero pazzi, peperoni e puttane. Non sto parafrasando, è vero. Io quindi vi fa capire come, con quanta autostima, quanta stima cresciamo fin da piccoli verso la nostra città, perché diciamo, beh cazzo, bello ambiente per crescere. Ultimamente poi c'è stato un upgrade incredibile, si è aggiunta un'altra P che sta per paddle. Il paddle. Questa piaga sociale che è arrivata anche nella piccola provincia, no? E lo ammetto, io ci sono finito sottissimo. Non so perché, mi fa cagare in un certo senso, ma forse si sa che magari era l'unico sport che si poteva fare negli ultimi 2 anni durante la pandemia, no? Mi fanno un giorno, vieni a giocare a paddle? Cos'è? E tiri una palla e sono le vetrate, beh dai, sembra divertente. Sono andato, tra l'altro è uno sport bellissimo perché mi permette di fare il mio hobby preferito, prendersela con me stesso, perché ti incazzi come una bestia, perché sbagli tutto, no? Paddle poi, che se lo mettiamo in un'equazione, paddle sta a biologia come tennis sta a medicina, nel senso, se non riesci a entrare a medicina vai a fare biologia, se non sai giocare a tennis giochi a paddle, fine. Però va. Qualcuno doveva dirlo, no? Infatti lo dico qua a Milano, non dico a Voghera, sennò mi picchiano, perché 39.000 abitanti, 10 campi da paddle, Dio caro, scusate, è sfuggita un po' di mano la situazione. No, scusate. Non lo dico più, però non era da noi in intercalare purtroppo. Sapete, sono cresciuto in un brutto ambiente. Fatto sta che la mia ascesa verso il paddle, tra l'altro realizzai di aver perso il controllo quando mi ritrovai un martedì mattina alla Decathlon a spendere 35 euro per una racchetta. Io ho detto, ho perso il controllo. Qui Giulio, tu stai male, tu stai male. Per fortuna, purtroppo, poi mi è venuto il Covid in Natale scorso e sono stato 17 giorni chiuso in casa. Non avevo niente, però ero positivo, no? Allora non potevo giocare a paddle, no? Panico, cosa faccio? No, sono in un monolocale a Voghera per 17 giorni sotto Natale. Yuppi, che bello, dai, mi sfonderò di Netflix, serie TV, eccetera, eccetera. Secondo giorno di quarantena, il router smette di funzionare. Sì, io ho avuto questo, no, per 12 ore, no? Chiamo la... Grazie. Chiamo io l'operatore e faccio, ciao ascolta, amicissimi, ciao ascolta, ho un problema, non mi funziona internet, un attimo che controlliamo, guardi è proprio la sua linea che ha un problema, dovrebbe venire un tecnico a casa sua a metterla a posto. Io, sono positivo al Covid, da quando? Da ieri, ci vediamo fra 2 settimane, tu, no, io nel panico. Leggere non è che sia il mio hobby preferito, io uso internet tantissimo, cosa faccio? Mi ricordo di essere un bambino cresciuto negli anni 90 a pane e televisione, riaccendiamo la televisione, rispolveriamola, la accendo, non la uso spessissimo, lo ammetto, mi esce quel simpatico messaggio che ogni tanto appare, no? Si prega di rieffettuare la sintonizzazione automatica dei canali. E io, ma sì, diamoci sta botta di vita, facciamo la sintonizzazione automatica, che è una skill che per gli over 60, se sai fare quella cosa lì, sei un tecnico della NASA, tra l'altro. mi faccio
Mi faccio la sintonizzazione automatica, sono gasatissimo. Cosa c'è? Funzionava solo un canale, D-Max. Conoscete D-Max? Grandissimi, vi stimo tantissimo. Perché ho detto a Pavia qualche sera fa, no, che vita brutta che avete, non conoscere D-Max. Comunque D-Max è un canale dove ci sono un sacco di programmi utilissimi se vuoi riempire il tuo cervello di informazioni inutili. Io ho passato 10 giorni a guardare sti programmi, no? E alla fine io, grazie a D-Max, io saprei tranquillamente soccorrere un ghiacciaio rimasto incagliato nei ghiacciai dell'Alaska e andar via. Quando mai andrò in Alaska? Quando mai, se andrò in Alaska, soccorrerò un tir? Mai! Ma io ero lì, in trance, tipo, no, che cric grandi che hanno. Cioè, come è possibile? Ma, fermi, no, c'è pochissimo tempo. No, scherzo. Ma all'apice della disperazione ho scoperto, grazie a D-Max, la storia di uno degli uomini, di un eroe, secondo me, che quando penso di aver avuto una giornata brutta, penso a lui e sto meglio. Si tratta di Tsutomu Yamaguchi, non so in quanti lo conoscono, spero nessuno, sono a pezzo, non fa ridere. Non è vero, è una storia incredibile. Tsutomu Yamaguchi, contestualizziamolo un attimino, ingegnere giapponese del 1916, originario di Nagasaki. State attenti. Tsutomu, era 1945, fine luglio, Tsutomu gli arriva una telefonata, gli fanno, ciao Tsutomu, parlavano così in Giappone, ciao Tsutomu, ascolta un po', ci sarebbe da fare un lavoro a Hiroshima. Che te la senti? Lui, cazzo, ma certo, ma ci ho fatto anche l'università lì, bellissima. Prende su e va a Hiroshima. E quando arriva a Hiroshima, secondo voi? Il 6 agosto del 1945, giorno in cui gli americani sganciarono la prima bomba atomica nella storia del mondo per scopi bellici. E Tsutomu se la prende in testa tutta. Ma non muore. Perché Tsutomu non muore mai, ricordatevelo, fate molta attenzione. Tsutomu sopravvive, sopravvivono in 20 a Hiroshima e uno è di Nagasaki, a me sta cosa manda i matti. Ma, immaginatemi me lì col Covid che sento sta cosa, sono lì così, no, gasami. E niente, succede sta cosa qua. E sopravvive. Arrivano i soccorritori che lo guardano, è distrutto, fa schifo, no? È ridotto malissimo, e gli vanno, porca, Tsutomu, di dove sei? Non si capisce, Tsutomu, ti prego, di dove sei? Tsutomu, non si capisce, lui, Nagasaki! Ah, Nagasaki, scusa, pensavo di abbiate grasso, e vanno... sai che c'è? Guarda, non sei conciato malissimissimo, tutto sommato. Ti riportiamo là, cosa ne dici? Lui. E lo riportano a Nagasaki. E quando ci arriva? Il 9 agosto, è tutto vero, è su Google. Il 9 agosto del 1945, che cosa succede il 9 agosto? Li risganciano la seconda bomba a Nagasaki. Poi non le hanno più lanciate finora, perché Putin non si sa mai. Però non le hanno più lanciate per scopi bellici. E lui se la prende in testa tutta. Ma... non muore, perché Tsutomu, sì, non muore, sopravvive, è un fenomeno. La storia non è ancora finita, lui sopravvive miracolosamente, l'imperatore in persona arriva a Nagasaki per vedere sto tizio, perché si sparge la voce, cazzo, un Highlander, e lo trovano lì, gli fanno, Tsutomu, ascolta, noi ci arrendiamo, ma tu stai fermo, non muoverti, e lui... Io me lo immagino lì incatenato che fa, no, voglio andare a Chernobyl, vi prego. Quindi, fatto sta, quando siete giù di morale pensate a Tsutomu. Grazie a tutti. Bravo. Giulio, vieni. Giulio Aldrati, bravo. Bravissimo. Giulio Aldrati. Rock and roll. Rock and roll vero.